fugge ai carabinieri in casa, arma, munizioni e droga. Incompatibilità, salta il consiglio. Comune Battipaglia, battaglia dei dipendenti. Telefonate gratis, nuove tariffe comunali. PUA Eboli, approvazione della giunta. Battipaglia, premiazione alla scuola Gatto. È stato fermato per un semplice controllo dai carabinieri di Nocera Inferiore, ma il giovane nocerino è riuscito a fuggire rendendosi subito dopo irreperibile. Si tratta di un 36enne già noto alle forze dell'ordine per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, infatti, i militari della sezione operativa lo hanno fermato in una via del centro di Nocera Inferiore, non lontano dalla sua abitazione. Il pregiudicato, avendo presagito le intenzioni dei carabinieri, è riuscito a divincolare per poi fuggire a piedi e rendersi irreperibile. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare a casa del 36enne, i militari hanno rinvenuto 55 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, una pistola calibro 22 con matricola brasa, completa di caricatore e 41 munizioni, nonché la somma contante di 7.000 euro. Il pregiudicato è stato deferito all'autorità giudiziaria di Nocera Inferiore e dovrà chiarire non solo i motivi della sua fuga, ma soprattutto il rinvenimento all'interno della sua abitazione dell'arma e della droga sequestrate dai carabinieri. La maggioranza non si presenta in aula, salta il Consiglio Comunale sulle incompatibilità dei sei politici. L'opposizione con Forza Italia va all'attacco. Scelta vergognosa, chiederemo l'intervento del prefetto, afferma Damiano Cardiello. I democratici per Eboli con Pasquale Infante parlano di atto pilatesco della maggioranza. Per il centrodestra al governo erano presenti il sindaco Massimo Cariello e Fausto Vecchio, presidente del Consiglio Comunale. Per l'opposizione in aula Antonio Cuomo, Teresa Di Candia, Antonio Petrone, Antonio Conte, Pasquale Infante e Damiano Cardiello. Tra i presenti anche Rosa Altieri, che ha un contenzioso aperto con il comune per alcune multe legate al codice stradale. Il giudice di pace ancora non si è espresso. Vecchio spiega l'assenza politica della maggioranza in aula. Non aveva senso fare il consiglio. Il tesoriere del comune ha presentato un documento dove si evince che tutti i consiglieri hanno pagato e rimosso le cause di incompatibilità. Resta solo la controversia giudiziaria di Altieri e il segretario comunale ha chiesto un parere al Ministero dell'Interno, che non è ancora giunto da Roma. Pasquale Infante non è d'accordo, il documento di Marmora parla chiaro. Due consiglieri comunali sono incompatibili perché la loro richiesta di rateizzazione non è stata approvata dall'ente. Parla di Santo Fido e Vittorio Bonavoglia. Vecchio la settimana prossima convocherà la conferenza dei capigruppo per stabilire la data del consiglio. Intanto c'è chi ha pagato più del dovuto e aspetta il rimborso. Io ho pagato 540 euro in più, afferma la brocca di Forza Italia, che non è entrata in aula, mentre Cardiello da mesi porta avanti la crociata. Giovedì scorso i rappresentanti sindacali dei comunali hanno protocollato un documento. Su tali argomenti sarà convocata un'assemblea dei dipendenti e non si esclude il ripristino dello stato di agitazione. Prosegue la battaglia dei dipendenti comunali attraverso le richieste della commissione trattante. Alla base c'è il fondo per la valorizzazione delle risorse umane. Nel documento la RSU chiede una riduzione degli incarichi di area di posizione organizzativa, APO. Visto che in questo ente le strutture prevedono una gestione con 5 dirigenti, nonché un incarico di alta professionalità, chiedono che si proceda con una riduzione consistente delle APO del 50%. Sul finire i sindacalisti hanno ricordato che entro il 30 novembre è attesa la liquidazione dei premi di produttività che i comunali attendono dal 2013. Se ciò non avverrà, potrebbe essere dichiarato lo stato d'agitazione. Telefonate gratis, i politici tornano alla carica e i contribuenti a pagare. Ufficializzate nei giorni scorsi le nuove tariffe telefoniche comunali. I politici a breve riprenderanno a telefonare a spese dei contribuenti, un privilegio che la casta non molla, provocando l'indignazione tra i cittadini. Le tariffe offerte dal mercato telefonico hanno raggiunto ormai prezzi popolarissimi. I politici ebolitani hanno deciso di pagare solo metà della loro scheda telefonica, l'altra sarà addebitata al contribuente. Dopo lo scandalo
esploso negli ultimi mesi dall'amministrazione Melchionda, sono stati assunti alcuni accorgimenti. Le nuove schede telefoniche costeranno ogni mese 10 euro al politico e 10 al contribuente. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali avranno telefonate illimitate. La novità, annunciata trionfalmente in comune, riguarda le telefonate dall'estero. I politici non sono più abilitati a farle. Telefonate gratis per i politici, ma anche per i dirigenti comunali. La giunta comunale ha approvato i piani urbanistici di attuazione PUA ambito Fontanelle 3-4. Era un impegno che avevamo preso con gli ebolitani in campagna elettorale perché i PUA rappresentano uno degli strumenti per creare occasioni di sviluppo e di lavoro, spiega il sindaco Cariello. Per il primo cittadino è questo il modo per rilanciare il settore dell'edilizia sul territorio cittadino. Prima di procedere, l'amministrazione ha effettuato anche una ricognizione delle procedure burocratiche effettuate dal punto di vista autorizzativo e urbanistico. Questi valori appartengono a voi. Alla luce degli ultimi successi ottenuti nel campo dello sport, il dirigente scolastico Fortunato Ricco della scuola media statale Alfonso Gatto di Battipaglia ha organizzato questa mattina, insieme ad alcuni docenti, una giornata di premiazione per gli allievi che si sono distinti nella disciplina sportiva. Per la prima volta all'Istituto Gatto di Battipaglia si è svolta la settimana del benessere. In che cosa appunto è consistita questa manifestazione? Allora, la settimana del benessere viene fuori nell'ambito di un progetto Erasmus, che è un progetto europeo che la scuola sta seguendo. Abbiamo dato come data dal 16 al 23 e oggi concludiamo appunto questa settimana con la premiazione di alcuni ex alunni che sono diventati campioni a livello nazionale. Già lunedì alcune classi sono uscite fuori a fare pratica all'aperto nell'ambito di Meglio il Miglio. Praticamente si corre per un miglio, cioè 1,6 km. Abbiamo girato dei filmati e i ragazzi si sono detti anche soddisfatti di questo avvenimento. Mercoledì c'è stato un medico che ha parlato sulla sana alimentazione e poi c'è stato un incontro con uno psicoterapeuta e una docente di Pilates. Concludiamo questa settimana perché alcuni nostri alunni che si sono diplomati l'anno scorso in settembre hanno fatto delle gare nazionali e quindi ci piaceva premiare perché lo sport chiaramente a livello di benessere la fa da padrone. Sì, oggi è una giornata molto bella per l'Istituto Comprensivo Gatto perché a conclusione di una settimana che ha visto impegnati i docenti e i ragazzi sulla riflessione sulla corretta alimentazione, sulle corrette abitudini per il benessere, abbiamo avuto l'occasione di premiare dei campioni che sono cresciuti in questa scuola. In particolare il campione Alessandro Marasco ha vinto il titolo nazionale salto in lungo ed è sicuramente un evento che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. In particolare abbiamo molto apprezzato il gesto di Alessandro che ha voluto consegnare alla scuola una targa proprio a sottolineare che la passione per lo sport e la valenza educativa dello sport ha avuto modo di apprezzarlo proprio in questa scuola dove si è formato ed è cresciuto. Non solo naturalmente Alessandro, questo ha dato l'occasione anche di premiare le ragazze della rappresentativa di Pallapugno che hanno vinto anche loro il primo posto a livello nazionale in una bellissima manifestazione a Legnano Sabbiadoro e anche i ragazzi sono difesi bene e hanno raggiunto il quarto posto sempre in questa manifestazione a livello nazionale.